ci scassiamo anche un pochino di paella. Il panda è diventato un orso nel frattempo. 10 del mattino, non c'è in giro nessuno. Micio Mao? Bonjour. Bonjour. Ci siamo risvegliati dopo un coma di 8 ore abbondanti post 20 ore svegli e adesso andiamo a fare colazione e poi oggi andiamo in spiaggia. Sì, ha piovuto, quindi... ha piovuto, per terra è tutto bagnato, però quindi se l'altro oggi... la sabbia. Sì, infatti, però vabbè, se l'altro oggi c'è più, è più blu il cielo, più o meno, non è grigio come ieri. Casomai poi ripassiamo dal centro, facciamo un paio di foto carine. Bye bye! Pain au chocolat, caffè, insomma, per modo di dire, pain au raisin, e siamo da Kemes. È divertente come al parco giochi la mattina alle 10:15 non c'è nessuno, ma in compenso la sera alle 11 era pieno di bambini. No, alle 11 no, sono state le 9:30, ma era buio già, era pieno di bambini. Allora, ho fatto appena scaricare a Katia TikTok e la prima cosa che ha trovato è questa. Si vede, sì. Oh, ci stiamo un pochino annoiando ad aspettare la 98, che è quella che passa anche a Milano, ma diceva 13 minuti adesso? 3. Vabbè, insomma, vediamo. Arriverà. Ah! Che caldo fa dopo che sei stato dentro l'autobus? Benvenido alla playa con l'Ippos. Dritti alla meta con un solo obiettivo. Potrebbe essere l'ultimo tuffo dell'anno, signori, eh? Come al solito. Adesso andiamo via. Prima tiriamo su un po' di plastica, che se si riesce a lasciare i posti più puliti di quando si è arrivati, tanto meglio. Buttata. Attenzione che Chicco entra in modalità anti-ustione, che non sembrava fare caldissimo, però invece picchia. Ah, mi fa qualsiasi qua, oltre al caldo. Le signore ti guardano malissimo. Acquetta e pannocchietta. Adesso ci pigliamo la 95, altro autobus che prendiamo a casa più o meno, e andiamo all'Oceanografico. Oceanographic Valencia. Pensavo costassero 26, o da qualche parte l'avevo letto, però evidentemente i biglietti sono aumentati, o non, forse è alta stagione, non lo so. Fatto sta che adesso costano 36 e anche col 15% fanno 27 euro a testa. Direi di no. Quindi basta, torniamo in città e vediamo se riusciamo a fare le foto col bel tempo, che ieri non ci siamo riusciti. Avendo bypassato l'Oceanografico, abbiamo puntato sul Museo della Scienza, che è stato costruito negli anni 2000 intorno al parco che abbiamo sotto casa, che però è anticamente, nel senso, non nel 1400, ma comunque, poi cerco la data, ma comunque circa una 30 anni fa, diciamo 50 anni fa, adesso magari dico una cavolata e poi sono 150 anni fa, ma comunque non troppo tempo fa era un canale tutto questo parco che vediamo qui sotto, quindi è stato tolto completamente, è stato prosciugato il canale e adesso è un parco bellissimo e hanno costruito intorno al Museo della Scienza.
Il progetto relativo alla deviazione del corso del fiume Turia è stato avviato dopo la grande alluvione che colpì Valencia nel 1957. Dopo 3 giorni incessanti di pioggia, il fiume è straripato e la città è stata completamente allagata, con danni enormi alle strutture e, soprattutto, alle persone. Ci sono infatti state 81 vittime, purtroppo. I lavori sono iniziati circa 10 anni dopo e sono terminati nel 1973, quindi 50 anni fa. È molto carino, cioè da sotto non sembra neanche un ponte stradale, cioè sembra proprio la struttura dell'edificio. No vabbè, che figata! Questo me lo sarei fatto ben volentieri. O un giro lì nelle sfere plastiche o una pagaiata sulle barche. Fatto 30, facciamo 31. L'ultimo edificio, l'Agorà. Mentre gli altri sono tutti bianchi, questo è invece tutto blu. Allora, qui sta per piovere, come vedete dal tempo, e quindi noi volevamo fare le foto ai palazzi e monumenti col tempo bello, ma ci siamo persi via al Museo della Scienza, quindi adesso ci ributtiamo nei souvenir. Ah no, pensavo fosse solo Naruto, ma quello là è Goku. No, è Goku, Dragon Ball, vedi? Qua fa una fusione. No, vieni dietro, questo è bellissimo. Fai dire se ti fanno fare un video dentro. Bellissimo, ragazzi. Ma è solo ristorante o? Che bello. Ah sì, I Love Buga Ramen, bellissimo questo, ragazzi. Che bello. Qua. È il motivo per cui Francesco. Esatto, non è ancora finito, però gli abbiamo chiesto se possiamo fare un video e ce lo fanno fare. Cioè, là ci sono tutte le action figure, raga. Avevo detto che buttava male. Piove? So che dovrei trovare una tettoia, perché se metto 3 minuti qua arriva il diluvio universale. Inizio anche a scivolare con le ciabatte. Vai. Guardalo, è lui. Luciano è la nostra salvezza. Ha ricominciato? Vieni in the rain. Il viaggio da due diventa un viaggio in tre. Io, Katia e la vecchina. Allora, stasera, se non piove, prima di andare a mangiare ci facciamo una passeggiata in questo quartiere che è il Barrio del Carmen, come avete visto, dove dovrebbero esserci tutti questi murales molto, molto carini. Teschio, e questa è Ed, una delle 3 iene del Re Leone. Eccola la via principale, diciamo. Calle de Colores. Questi sono i miei piedi sul pavimento bagnato. Ma sai com'è? Mezz'ora fa c'era il sole e si poteva stare in spiaggia, adesso meno. Questo è un po' triste. Questo è un po'... non saprei. Un po' di tigri, rinoceronti, gorilla, iene, animali vari. Questo mi sembra più la corrida. E si cena qua. E poi, come sempre, immancabile, una bella pizza con il prosciutto spagnolo serrano. Buon appetito! Tutti dietro alle nuvole, ovviamente. Neanche uno.
direi che prendiamo l'ultimo autobus, sempre la 95, perché dietro la lampa, e ci dirigiamo in hotel anche per questa sera. Esatto, buongiorno. Ore 8, si lavora un po', perché è lunedì oggi, e poi andiamo a far colazione. Rieccoci, sempre a Valencia. Oggi il cielo è azzurrissimo, ovviamente, ma noi dobbiamo andare via, quindi adesso andiamo a fare colazione qui davanti e poi torniamo a lavorare, facciamo il check out e tutto il resto. Ciao! Brioscina al cioccolato, brioscina al cioccolato, caffè espresso. Check out fatto, adesso siamo qua nella hall, lavoriamo un paio d'ore e poi andiamo a pranzo. Adesso vediamo se ordinare o oppure prendere qualcosa qui fuori. Pausa pranzo, siccome non c'è niente di vicino, un ristorante carino, insomma vicino, adesso ci siamo infilati in questo centro commerciale per un grandissimo Burger King. Ok, abbiamo finito di lavorare, quindi ringraziamo anche lo sponsor, no, non è vero, non è lo sponsor, ma Plaza Picasso che ci ha ospitato in queste giornate, ci ha permesso di lavorare tutto il giorno lì nella hall senza problemi. E basta, ora andiamo in aeroporto. Ultima volta la Valencia Card, eh? Si va? No, è vero, aspetta amore. No, sono passato stavolta. Va bene, bye bye Valencia. Allora, con chi confina la Svizzera, nonna? Vabbè, non potevo non fare anche questo pezzo bellissimo. Pranzo, focaccina crudo e Babybel.